Salve a tutti bella gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Mansirimia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire la sorpresa di oggi del nostro calendario dell'avvento pandoroso. Siete pronti? Ecco qui l'ultima murrina di questo bracciale, ve la faccio vedere meglio perché è proprio fiabesca. Guardate qui e ditemi se non sembra uscita da una fiaba. È stupenda. C'ha questi fiorellini 3D all'interno, con queste scie di questi nastrini che si rincorrono e si intrecciano. È veramente bella, davvero, davvero tanto. Allora, qui c'è la punzonatura e qui possiamo vedere l'enorme capolavoro eseguito dalle maestranze Pandora, maestranze di altri tempi che adesso ci sogniamo, ma questi sono dettagli. Guardate qui quello che c'è dentro, guardate qui quanti livelli e che maestria veramente nel comporre tutto ciò. Sono sei fiorellini all'interno. La base sostanzialmente è sempre rosa con questi, ce la posso fare? Ecco qui, micro glitter tipo. Sì, è tutto sul tono del rosa, il rosa bianco, rosa chiaro. I fiori sono tipo un po' bianchi, ecco, ma la bollicina del pistillo si vede rosa sotto, un rosa un po' più scuro rispetto a tutto il resto. È proprio un tripudio, vedete sotto com'è fatta? Ci sono questi elementi sotto il fiore, quasi fucsia. No, raga, è stupenda, come ve la descrivo? Dalla base sorgono questi fili che si intrecciano, vedete? Si rincorrono e si intrecciano lungo tutta la lunghezza del ciarmo e poi nascono dai centri questi fiorellini con una base rosso ciliegia, quasi, e poi con quattro petali. Sembrano quasi, boh, dei fiori di campo. Non fiori molto elaborati, ma semplicissimi, che poi sono quelli più belli. E nulla, guardate qui. Guardate qui che meraviglia. I petali anche sono in 3D, sono proprio stupendi, cioè è proprio bellissima sta murrina. È un incanto, so che esiste anche in viola e lilla più che altro. La mia è rosa, ovviamente, per varie ragioni. Ma è bellissima davvero. E nulla, bella gente, io non so più cosa dire perché con tanta meraviglia secondo me si descrive da sola. Ve le faccio vedere un attimo tutte insieme, visto che di murrine ne ho quattro e ormai le avete viste tutte anche negli scorsi video. Se volete saperne di più, approfondire, insomma, trovate sempre la playlist nell'info box. Ecco qui le quattro murrine che compongono questo progetto. Forse quella po' un po' più accesa è questa, ma sinceramente non mi frega perché sono tutte bellissime. Si abbinano a due, vedete, queste un po' più chiare e queste un po' più scure. Anche se questa è un po' più scura nell'intero contesto, ma poco importa perché sinceramente è bellissima e si abbina con tanti altri pezzi di questo bracciale, se ci fate caso. E nulla, bella gente, io non so più cosa dirvi. Questo spettacolo è magnifico, io le adoro. Fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!